Cristina, dallo Junior Eurovision Song Contest, beh, a Verona diciamo che è un bel salto e soprattutto una bella occasione per portare avanti la tua musica. Benvenuta su Music Fan. Grazie, grazie mille. Senti, io direi di fare un passo indietro, andare a quel 2016 a La Valletta, dove ci fu quell'Eurovision Song Contest, un sesto posto se non sbaglio, alla finale. Sì. Ci racconti quell'esperienza? Era bellissima, avevo un team meraviglioso, abbiamo scritto un inedito che era bellissimo. Era una settimana intensiva, però ho incontrato molta gente tipo che parlo con noi anche ora, certo, in questi giorni. Era meravigliosa, tipo mi ha dato la spinta che avevo bisogno nella industria. Beh, diciamo che appunto è stato un primo passo, ma tu hai un nome e un cognome che sono molto italiani. Sì, sì, infatti sono un pochettino italiana perché la famiglia di mia mamma, sì, sono italiani. Molto bene, italiani di dove? Scusa? Italiani di dove? Napoli. Napoli, beh vedi, comunque, patria della musica, comunque. Ma tornando appunto all'Eurovision Song Contest e allo Junior, in quel caso, nel 2016 tu arrivavi dopo Destiny, comunque dopo una bella vittoria e dopo soprattutto un artista che qualche anno dopo poi ha partecipato anche all'Eurovision dei Grandi. Sì, sì. Come conosci Destiny? Hai avuto modo di confrontarti anche in questo periodo? Sì, siamo cresciuti tipo quasi insieme. Pensa. Sì, perché io avevo tipo 10 anni e lei aveva 11 anni, se non sono sbagliata. E quindi, insomma, facevamo molte gare insieme. Ma diciamo ti piacerebbe chiaramente partecipare all'Eurovision, immagino di sì, ma come sta proseguendo il tuo percorso? So che hai pubblicato anche lo scorso anno un singolo. Ah sì sì, insomma sto scrivendo il mio primo album, sono molto nervosa, sto stabilendo ancora tipo la mia identità in questa industria, è una cosa difficilissima, però... Però. Vedremo. Vedremo. Beh, quest'anno Malta, l'Eurovision Song Contest, si presenta con i The Buskers, che tra l'altro sono molto particolari e hanno soprattutto quel sax quasi ipnotico. Cosa pensi della loro musica e dove pensi potranno arrivare? Ah, mi piace molto la loro musica, scusa. Io mi piace tipo ballare, tipo quando sono nella macchina con la mamma, sai... sentiamo sta musica con sax, jazz, un po' di blues. Ci sta. Beh, sì, sì. Lo scorso anno comunque all'Eurovision Song Contest per Malta ha partecipato un artista che è molto nota anche nel nostro paese, Emma Muscat. Purtroppo non è arrivata in finale, è stato un peccato perché effettivamente aveva un bel pezzo. Sì, sì, un gran peccato, è bravissima. Sì. Molto bene. Beh, diciamo che Malta ancora non ha vinto l'Eurovision Song Contest. Ancora no. Potresti essere tu la prima? Vedremo. Chi può dirlo, magari in futuro. Grazie mille davvero, buona musica. Grazie a presto. Mille, grazie.